Secondo statistiche ufficiali da Pornhub, gli hentai sono arrivati ad essere la categoria più cercata dagli utenti. Gli hentai ormai sono il meme per eccellenza, tutti sanno cosa sono eppure nessuno ne parla esplicitamente. Perché gli hentai sono così famosi? Perché la sessualità è qualcosa di così vergognoso? E cosa ci possono insegnare? Di questo e molto altro parliamo oggi, nella filosofia degli hentai. Anzitutto dobbiamo chiederci, perché la pornografia esiste? Perché l'uomo guarda il sesso quando dovrebbe praticarlo? Ci sono due risposte. La prima è più ovvia, è che non sempre l'uomo può fare sesso, come ad esempio quando il partner non è presente. Ma questo non spiegherebbe perché moltissime coppie usano gli hentai, per esempio. La risposta è che il motivo per cui esiste la pornografia è lo stesso per cui la gente guarda il calcio invece di giocare a calcio, perché guardiamo film di cose mai realmente accadute o di eventi fantasiosi. L'essere umano, per definizione, è un essere immaginante. L'Homo sapiens ama immergersi in mondi fantastici, pur sapendo che non sono la realtà che sta vivendo, o addirittura che sono del tutto falsi, anche per un discorso di empatia i neuroni mirror, poiché noi non viviamo di sola realtà fisica, ma anche di realtà fenomenologica, immaginaria. I nostri libri, i nostri film, i nostri videogiochi sono parte integrante di ciò che viviamo, di ciò che siamo, dei discorsi o storie mito che costruiamo sulla nostra vita. E dunque noi creiamo storie sulla paura, horror, storie sulla tristezza, tragedia, sulla risata, comicità, sulla rabbia, action, possiamo anche crearle sulla lussuria. E in effetti la storia ci dice chiaramente un certo dato. Ogni singola volta che l'umanità ha creato una forma d'arte, essa è stata 5 secondi dopo subito usata per scopi pornografici. Ogni singola volta. Le pitture rupestri, che avevano uno scopo esorcistico, teurgico, raffigurano scene sessuali. E poi la pittura, i mosaici, le sculture a partire dalla famosa Venere, che esemplificano le caratteristiche sessuali di primaria importanza nella donna ideale, che sono archetipiche della madre terra stessa. La natura è intrinsecamente sessuale, come il dio Pan. Quando l'umanità ha iniziato a disegnare fumetti, subito sono stati anche usati come fumetti erotici. Con la nascita del daguerrotipo, subito ci si chiese come risolvere il problema che le persone dovevano rimanere ferme, e così si pensò di risolvere fotografando semplici nudi, problema poi risolto con la fotografia. Tra le prime pellicole mai create vennero prodotte opere pornografiche. Gli erogame sono stati parte integrante della nascita delle visual novel, le quali sono tra le forme più antiche di videogioco, perché collegate alle avventure testuali. A questo punto dobbiamo chiederci se i porno, e in particolare gli hentai, siano arte. La risposta è no, delusione massima per chi mi sta seguendo fino ad ora. Per il semplice motivo che l'arte, come ho spiegato nel mio video apposito che cos'è l'arte, è sempre stata disinteressata, esauriente bisogni terziari dell'uomo. Essendo la pornografia intrinsecamente legata al soddisfacimento del bisogno primario più urgente dell'uomo, ossia la sessualità, essa non può essere arte. Ma ora dobbiamo chiederci, perché gli hentai? Perché di tutte le forme pornografiche che esistono della storia, che sono tante, è stata questa a prevalere ed infine diventare meme? La risposta è triplice. Anzitutto si tratta di animazione, e l'animazione sarà sempre filosoficamente superiore alla mera ripresa realistica, poiché può mostrare sia ciò che è reale, sia ciò che è irreale, perché appunto lo crei su pellicola. Ciò che è impossibile ad una ripresa è possibile per un disegnatore, e come tale gli hentai hanno sempre avuto lo storico vantaggio di mostrare cose impossibili ed ideali. Il secondo motivo è etico. Il porno ha dei problemi etici indiscutibili e anche molto gravi. Revenge porn, porno minorile, sfruttamento della prostituzione, oggettificazione delle donne del terzo mondo, anche del primo, sfruttate. Negli hentai, moltissimi di questi problemi spariscono, perché non sono coinvolti esseri umani reali, ma semplici disegni, e quindi può succedere di tutto e nessuno si fa male. Ma il terzo motivo, ed è qui che entriamo nel vivo della questione, è che gli hentai toccano delle corde psicologiche precise per la loro stessa costituzione storica. Dobbiamo andare lontano per spiegarlo. Il Giappone era culturalmente chiuso, con una serie di regole mortificanti riguardo la carne e la sessualità, ed isolato rispetto all'apertura degli scambi culturali, rifiutandosi di farsi penetrare dalle nazioni occidentali. E in questo clima estremamente puritano e duro, che perdura anche dopo la fine dell'isolamento politico, attenzione, che un artista di nome Hokusai crea Il sogno della moglie del pescatore, in cui una donna, il cui marito è assente, si ritrova violata da un mollusco, che utilizza i suoi tentacoli e la sua bocca per seviziarne ogni singolo orifizio. Questo quadro possiamo considerarlo il Big Bang che ha dato inizio a tutto quanto. Ci sono anche già tutti gli elementi. La figura del tentacolo è un simbolo fallico, che penetra le difese di purezza femminili,
e in questo caso anche della fedeltà monogama, che restringe la donna privandola della libertà di opporsi, ma soprattutto quel popolo, così caratteristicamente pescatore, che vive di pesce, si ritrova a subire la perversione zoofila, in cui è l'animale, l'alieno, il diverso, l'esterno al patto sociale e matrimoniale, a violare la donna, la quale è dispiaciuta eppure gode. Tra l'altro, è anche un ménage à trois. Il Giappone ha sempre avuto una ricca tradizione fumettistica, tradizione che ha avuto elementi pornografici, tanto che il governo ha tentato più volte, senza successo, di reprimerli. La differenza è che mentre in America il fumetto è stato totalmente monopolizzato da poche aziende, in Giappone è rimasto un crogiuolo di artisti indipendenti, con stilemi diversificati che sono alla base anche del successo degli anime, tanto che le stampe giapponesi avevano un successo nell'Europa antica ed erano chiamate il Japonism. Questi erano i primi weeaboo nell'Europa dell'Ottocento. Ma se juicy sonen o seinen? Questa repressione della stampa ha fine con la Seconda Guerra Mondiale. Gli americani impongono delle liberalizzazioni che causeranno un'esplosione di produzioni pornografiche, e tuttavia il Giappone rimarrà ancora un paese profondamente conservatore, con una ipocrita politica di censure che sancisce: la pornografia è legale, ma solo se i genitali sono censurati, o da pixel, da barre, o da fasci di luce o altri mezzi di fortuna. Per tal motivo il Giappone ha sempre vissuto in una situazione di totale repressione sessuale, ben rappresentata dal mio video La filosofia di Scimoneta, che fa da prequel a questo video. La psicologia ci insegna che più reprimi qualcosa, più questo sarà desiderato, e dunque il Giappone è diventato terra di desideri sempre più peculiari e strani agli occhi degli occidentali. Ancora oggi la primissima opera hentai animata nasceva però nel 1932 e venne subito sequestrata dalla polizia quando era mezza completa. Quindi figurati tu che hai appena creato il primo hentai della storia e subito FBI open up. Immaginate la situazione. La pellicola è talmente antica che ancora oggi non è mai stata mostrata al pubblico per non rovinarla e viene conservata nel Centro Nazionale di Filmografia. Signori, per citare Anime Man, il primo hentai della storia è tenuto in un museo per scopi di preservazione culturale, signori! Il problema delle censure si fa avanti anche negli hentai, dove sarà un uomo, dal cui di almeno 8000 punti, di nome Maeda, a trovare la soluzione. Il governo non permetteva di usare genitali, pena una crudele censura, e allora lui decise di usare al posto del fallo il tentacolo. Maeda è ancora oggi considerato il padre del tentacle hentai ed è morto all'età di 69 anni. Nice, such a beautiful number, 69! E mentre il primo hentai animato per il pubblico uscirà nel 1969. Super nice. Ora, questo elemento del tentacolo, che è diventato omnipervasivo negli hentai, non è casuale. Sin da Lovecraft, infatti, il tema del tabù della sessualità, per un nobile wasp come lui, era già qualcosa di proibito e sporco da trattare, e ancor più quello della mescolanza razziale. Il timore sommo di Lovecraft era la degenerazione, la mescolanza con lo sporco volgo estraneo, che lui rappresenta in numerosi racconti. YouTube, non sono d'accordo con queste rappresentazioni di Lovecraft, mi dissocio. Specie la maschera di Innsmouth, come pesci e anfibi. È sempre l'elemento marittimo, tentacolare, ad essere ciò che violenta e ingravida, perché il subconscio è l'abisso, e dunque la parte più primitiva e desiderante, priva di superio, l'ombra junghiana dove tutto ciò che è male e proibito si realizza. Lovecraft continuamente mostra il tentacolo che viola la sessualità, metaforicamente parlando, e Lovecraft in Giappone avrà un successo straordinario e una influenza perdurante, a partire da vari mangaka, che si trasmettono poi negli hentai. E adesso entriamo nel mondo degli hentai, per cercare di capirne lo straordinario successo. Anzitutto, qua non esiste cosa che non sia sessualizzata. Ogni singolo fetish esiste. Se esiste, ve ne è una versione porno. È la regola 34, la più sacra delle regole di internet, che gli hentai per primi rispettano da secoli e secoli. Riprendendo la filosofia di Deleuze, l'uomo è una macchina che produce desideri. La sessualità umana è intrinsecamente rizomatica, e quindi sbagliato dire l'uomo X è attratto da donna Y e questo è il sesso. No, psicologicamente parlando l'uomo produce, l'uomo inteso come essere umano, attenzione, quindi anche la femmina, produce legami continuamente immaginari e ha carattere espressamente erotico tra tutto e tutto, e questo è la base di tutti gli orientamenti sessuali, delle parafilie, dei feticismi, essere eccitati dalla vista di stivali, vestiti, piedi, ascelle, qualsiasi cosa, oggetti, situazioni, ruoli, contesti, tentacoli, e questo spiega anche la condizione intrinsecamente voyeuristica della sessualità. Non solo il soggetto desiderante è l'oggetto del desiderio, bensì anche il vedere la sessualità tra due oggetti che sono distinti dal soggetto che produce il desiderio. Nel mondo degli
hentai una sola è la regola: tutti scopano con tutti e ogni fetish può essere realizzato. E in questo parte del video influenza Nonciclopedia, ed è palese questa influenza tutto e per tutto. Negli hentai tutti si eccitano alla minima vista di qualsiasi parte del corpo, anche più vestita, che comunque sarà sempre visibile. Negli hentai il realismo estetico non esiste, i ragazzi sono tutti fisicatissimi e con peni di dimensioni priapiche, capaci di eiaculazioni di diversi litri superiori alla quantità di acqua presente nel corpo umano, e nonostante questo incapaci di mettere incinta una ragazza, salvo rarissimi casi, quindi niente condom. Di contro, le ragazze hanno tutte l'80esima di seno, oppure sono piatte come tavole da stiro, e seno, tra l'altro, che è dotato di moto autonomo, che viola le leggi della fisica, e che produrrebbe mal di schiena tale da farmi diventare ricchissimo se lavorassi in Giappone come ortopedico. Il pene è un organo dotato di sistema nervoso autonomo negli hentai, in costante ed incontrollabile erezione, mentre le donne, anche al solo sorriso di un uomo, si bagnano così tanto da produrre delle cascate del Niagara. Negli hentai le ragazze non sono mai vergini. Se lo sono, smetteranno di essere ogni giorno di quattro pagine, sempre citando un'enciclopedia, no? Ogni donna che dirà fai piano, comando che sarà bellamente ignorato, iniziando un pistonaggio industriale. Negli hentai la prima volta è sempre perfetta. Tutti sanno dove infilare tutto, sanno subito come muoversi e tutti e due raggiungono l'orgasmo nel giro di pochi secondi e lo raggiungono contemporaneamente con sincronia che spacca l'orologio atomico. Tutte le femmine squirtano e alcune emettono pure latte. Nel primo orgasmo subito, prolattina rilasciata, mamma mia, proprio incinta. L'orgasmo è talmente potente da manifestarsi nella potentissima e famosissima Aegao. Diffidate dalle imitazioni, le altre faccine sono tutte aleatorie, minchiate. La Egao è, da un punto di vista mammifero, l'insieme di caratteristiche massime che un essere umano ricerca per confermare il godimento del partner. Occhi sollevati all'indietro, tipo Undertaker, bocca spalancata, con la lingua di fuori e salivante, simbolo di desiderio, espressione euforica, estatica e catartica al tempo stesso. Socrate ideò questa tecnica e disse ai giapponesi, mi raccomando, usatela poco. E i giapponesi fecero così. In effetti, il mondo degli hentai è una versione irrealizzabile della realtà, dove tutti raggiungono sempre l'orgasmo, anche nei contesti più imbarazzanti e terribili, e anche senza penetrazione. Abbiamo parlato del mondo, e ora parliamo dei personaggi di questo mondo. Le trame sono un po' quello che vi potete aspettare. Oh no, non ho i soldi per pagare il pizzaiolo barra idraulico barra lattaio barra postino. Come mai potrò estinguere questo mio debito? Oppure i primi appuntamenti che passano dal primo bacio alla prima inculata nel giro di due pagine. Ogni ragazzo, per quanto abbia la personalità del mio caricabatterie, risulterà attraente a tutte le femmine nel raggio di 80 km. Le presidenti del comitato studentesco tsundere puritane represse del cazzo. Le amiche d'infanzia vicine di casa che tornano dal trasloco, il protagonista è l'unico di tutto il paese che non capisce che loro lo vogliono. Ed è sempre tipo, non riesco a capire che cosa vuoi dire. E loro sono tipo, scopiamo, devi ingravidarmi. E lui, non capisco di cosa stai parlando, spiegati meglio. Le Stacy, cheerleader, stronzette, ape regina, Ghiaru. Le ragazze del club atletico che, realisticamente, si stancheranno dopo il protagonista. Le yandere che lo pedinano da tempo, perché negli hentai lo stalking non è reato, a quanto pare. E tutte le dere formeranno un harem e saranno totalmente prive di gelosia. E qua devo fare un plauso agli hentai perché almeno sono paritari. Anche le donne hanno un harem, dove le donne scopano e vogliono scopare e prendono l'iniziativa. È un mondo dove la sessualità femminile è molto più emancipata e meno mortificata della nostra. Ora però vedremo che in realtà non è vero. Anche se, di contro, sono più oggettificate in questo modo. Ed è questo il problema centrale degli hentai. E se per qualche motivo il ragazzo dovesse essere privo di una fidanzata, alla veneranda età di 1x anni, sarà la madre del protagonista a dire «Fine, I'll do it myself». Negli hentai le donne, man mano che invecchiano, sono sempre più formose e sessualmente emancipate, fino a diventare le famigerate MILF. Queste donne vanno in giro alla ricerca di ignari vergini maschi, allo scopo di trasformarli negli allievi di Rocco Siffredi. Le MILF richiamano palesemente al complesso di Edipo, con la loro famosa frase «Ara ara» oppure «Hey kid, wanna strike shota?». Madri, zie, amiche della madre, infermiere, poliziotte, maestre, bagnine... apro parentesi, mai vista una bagnina femmina, chiusa parentesi, in vita mia, e istruttrici di nuoto. Tutti ruoli di nurturing, se ci fate caso, eh?
E se non si trombano il figlio, si faranno ogni singolo amico del figlio maschio, fregandosene altamente dei legami matrimoniali o imbarazzi, e addirittura si faranno i bulli del figlio, e crepi l'avarizia. Poiché il Giappone è gemellato con l'Alabama, qui non esistono leggi contro l'incesto, e tutto l'albero genealogico cercherà di trombarsi il protagonista, a partire dalla classica «Oh no, step fratello, mi sono incastrata, mi dai una mano?» oppure lui che si frulla, annusando le mutande, pure se appena comprate, le annusa lo stesso, e urlando ad altissima voce il nome della sorella, che puntualmente lo becca e invece di 5 anni di psicoterapia i due trombano. Oppure, dai, facciamoci il bagno come quando eravamo piccoli. E qua si chiama l'FBI, l'Inquisizione, Ghoul, tutto quanto. E ripeto, qua l'emancipazione è totale, perché anche l'omosessualità è sdoganata. Di nuovo, sempre ad uso e consumo, però, di un pubblico. Gli yaoi hentai sono scritti più per ragazze etero che per ragazze omosessuali. Idem, al contrario, per gli yuri hentai. Quindi le loro dinamiche amorose sono spesso un po' stereotipate. Sono uke, sono passivo, sono iperfemminile e mi sottometto sulla base di rapporti di forza che rasentano l'abuso. Sono seme. Fino a ieri ero il capo di football, scopavo una cheerleader diversa al giorno, ma appena vedo Luke faccio 10 anni di coming out psicologico nel giro di mezz'ora e so benissimo come applicare il personale. Oppure le trap, che spesso e volentieri ingannano i personaggi e non so, a volte è un po' transfobico, e sono omnipervasive. Negli hentai tutte le ragazze ingoiano, sempre, e tutti i ragazzi praticano cunnilingus. Di nuovo, è in parte utopia e in parte distopia. Già, distopia. Nei meandri del deep web ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Il tag proibito, spesso accompagnato da Mindbreak e Aegao. Quando una storia sta andando bene, è romantica, è dolce e soprattutto è disegnata molto bene, ecco che arriva lui. Non si sa chi è, assume un volto diverso ogni volta, ma è sempre lui in ogni singolo hentai. Lo chiamano Dom, o Dirty Old Man, o Ugly Bastard. Questo orribile essere si aggira di hentai in hentai, allo scopo di rovinarne completamente la trama. Questo essere è obeso, peloso come una bestia, privo di igiene, soprattutto intima. Se ha i denti sono cariati, ha una calvizie devastante, alito pesante, suda come un suino e privo di ogni romanticismo. Eppure, vuoi per carica testosteronica devastante, vuoi perché è ricco e potente, vuoi perché ricatta la protagonista, questa si ritroverà a suo malgrado ad accoppiarsi con questo parto di Satana. E purtroppo 9 volte su 10 e alla ragazza piacerà, e siccome nel mondo degli hentai il cuore è collegato ai genitali, se scopri abbastanza forte ti innamori all'istante, così forte che le pupille stesse assumeranno la forma di un cuore. La ragazza a questo punto abbandonerà il fidanzato, anzi se possibile lo insulta pure, perché questa è la prima regola degli hentai: più qualcosa è puro, dolce, virginale, delicato e bello, più deve essere penetrato violentemente, sporcato, insudiciato e rovinato dalla peggiore malvagità possibile. L'elfa si mette sempre con l'orco. Tra l'altro, ditemi com'è sta trama del cazzo che esiste ancora. Oh no, mi hai beccato con il mio ragazzo, ma se scopo con te prometti di cancellare il video, vero? Ma quando cazzo mai nella vita un ricattatore farebbe così? Pure i monogatari ci cascano in sta stronzata. Comunque, questo elemento dell'ugly bastard ci è utile per parlare del tema di sacro e profano, perché negli hentai la rottura tra ciò che è sacro, ossia puro, intellettuale, non fisico e giusto, e ciò che è profano, ossia sporco, volgare, fisico, acefalo e spesso visto come malvagio, è rotta. Negli hentai più una cosa è sacra, più volgarmente sarà profanata. Per capire il perché di questa tensione dobbiamo chiederci: perché il sesso è tabù? Perché fa strano e vergogna parlarne? Voglio dire, abbiamo tantissimi bisogni fisici, come mangiare, bere e dormire, ma discutere di come realizzeremo ognuno di questi è meno imbarazzante che discutere di sesso. Potremmo parlare di lavarci o persino di fare una pisciata e sarebbe meno imbarazzante che discutere di sesso. Potremmo parlare di tutte queste cose, e che sono tutte quante bisogni naturali come il sesso, e giuste, tanto che senza il sesso non vivremmo. E così mi sono informato. Perché, maledizione, il sesso è una cosa di cui non parlare? Perché questo video, la filosofia degli hentai, è un meme, per quanto cosa assurda, chiaramente ridicola? Non c'è filosofia degli hentai, sono solo seghe! Perché? La prima risposta che l'italiano medio davanti al divano, calcio e panza e rutto libero darebbe è: ashtata la religione, eterna causa di tutti i mali nel mondo, secondo internet. Eppure, su questo tutti gli antropologi concordano, ciò è falso. Tutte le religioni, in realtà, testi sacri e leggende alla mano, hanno visioni positive e costruttive della sessualità. Pensate alle varie religioni animistiche, e tribali e pagane, i culti orgiastici, il fallo propiziatorio, pensate ai greci, super attivi sessualmente, così come al primo dio greco, ossia Eros, l'amore, che per primo emerge dal luogo del caos.
Ma non solo le religioni minori, anche quelle maggiori. L'induismo ha sempre fatto attentissima teologia del corpo, il Kama Sutra e la visione positiva dell'energia sessuale espressa nei diversi modi per concedersi al partner. Buddha stesso fu addestrato nelle arti dell'amore ed è stato parte integrante del suo cammino spirituale verso l'illuminazione. Ed infine la Bibbia, che contiene tra i primissimi comandi quello di crescete, moltiplicatevi. E per chi non l'avesse capito, moltiplicatevi vuol dire scopare. Questo comando viene prima di non ucciderne, per dirne una. La Bibbia è uno dei libri, e sto per dire qualcosa che sconvolgerà l'utente italiota medio, più sex positive che ci siano. Sì, mi avete capito bene, avete sentito bene. Se invece di leggerne estratti precisi estrapolati dal contesto, la si leggesse tutta, scoprireste che la Bibbia preferisce parlare centinaia, letteralmente centinaia di volte più di peccati economici rispetto a quelli sessuali. Eppure, ahimè, di cosa si parla oggi? Ecco. I salmi sono pieni di passi espressamente erotici, basati sul dare piacere all'altro e sulla bellezza del corpo. E già questo solo nell'ebraismo. Nel cristianesimo, tantissimi dei divieti levitici vengono superintesi, che non vuol dire superati, vuol dire che nel contesto più chiaro non servono più. Dio stesso si fa carne, ergo la carne viene santificata, la carne è buona, è stato Dio a darti un corpo, con i suoi desideri, si resuscita nel corpo e nell'anima, tutti e due. E se questa è la teoria, anche la pratica ci prova che la religione non c'entra con la sessuofobia. Le ricerche dimostrano, in via definitiva, che il credo religioso delle persone non è collegato statisticamente alla loro frequenza sessuale né al loro grado di soddisfazione sessuale. Ed anzi, si è visto che una integrazione religiosa quotidiana nella vita di coppia può condurre ad un più alto tasso di piacere sessuale. Quindi la religione, scientificamente parlando, non è nemica della sessualità, semmai la rafforza, dato che il comandamento supremo religioso è riproducetevi, lo sappiamo tutti. Ma allora perché parlare di sesso feels wrong? La risposta è che il sesso, come ho detto prima, è l'impulso più forte che esista in natura, più forte dell'istinto di sopravvivenza, per questo esiste il masochismo e l'eroguro. Riprodursi è la chiave per la selezione darwiniana. Ma non solo l'istinto è più forte degli altri. Sin da Freud abbiamo scoperto che è l'istinto che sta dietro a tutti gli altri istinti. Ogni cosa è in realtà una pulsione erotica. E abbiamo, come già detto, noi l'istinto che sta dietro a tutto quanto. E siamo delle macchine che producono desiderio sessuale, che può essere o sfogato nel modo giusto, oppure sublimato in sfoghi secondari. Per questo motivo l'uomo è una creatura intrinsecamente sessuale, e dunque regolamentare la sessualità è il primissimo modo per controllare l'umanità. E controllando la sessualità delle persone le spinge a rispettare orari, semafori, leggi, voti, mandarla al lavoro, nell'esercito, l'alzabandiera, per farvi un esempio, è letteralmente un atto masturbatorio collettivo, chi che ne strilla a destra. Il calcio, la pubblicità, il consumatore, ottenere, mi piace, narcisismo esibizionista e voyeuristico, ne abbiamo già parlato nella filosofia dei meme. E in questo non pensate che ora siamo più emancipati. Il filosofo Zizek stesso spiegava che oggi siamo più liberi di essere sessuali, ma proprio per questo siamo indotti a dover massimizzare l'efficienza sessuale in ottica capitalistica. Lo devi fare bene, lo devi fare in modo epico, mostrandolo, vantandotene. Siamo liberi eppure siamo più schiavi di prima. Quindi dietro la sessuofobia c'è da un lato il tentativo di controllare le persone, e per questo la sessuofobia è intrinsecamente sessista. L'uomo, se fa sesso, ancora è tollerabile, la donna assolutamente no, perché la donna anticamente era considerata come un oggetto. Per questo si diceva che è vietato prendere la donna da altri, prenderla come si ruba un cammello o denaro. YouTube di nuovo mi dissocio. Se le altre persone si ricordano dei loro istinti animali naturali e liberi, possono ribellarsi, totem e tabù appunto, Freud. Dall'altro lato, però, c'è stato anche del buono in questa sessuofobia. È oggettivamente servita in un'epoca in cui non c'erano preservativi, non c'erano mezzi di contraccezione. Ergo, la sessualità conduceva quasi sempre alla gravidanza. Regolamentare il sesso, limitandolo solo al matrimonio, ha dato, da un lato, un legame degli uomini alle loro responsabilità. Cioè, se tu ingravidi una tipa, non puoi scappare, ormai la devi sposare. E di contro, ha permesso a molte donne di sopravvivere nel matrimonio. Di nuovo, perché non gli era permesso lavorare. Quindi sempre sessismo era, non fraintendetemi. Inoltre, legando la sessualità al matrimonio, si è impedito di allevare figli altrui. Per questo motivo la verginità femminile è stata così importante. Eppure ciò ha condotto a tutti gli effetti negativi di cui sopra, compreso ancora oggi che la donna non vergine è considerata in qualche modo sporca. Inoltre, di nuovo mi dissocio, non lo credo. Inoltre, i genitali sono una delle pochissime parti dove le mucose sono esposte all'esterno. Solo che a differenza delle altre mucose, non c'è un fortissimo istinto ad esporle al piacere. In una parola, la sessualità è la più grande forma di malattie della storia, poiché noi siamo potenzialmente eccitabili da qualsiasi
qualsiasi cosa, compresi stivali ed escrementi per alcune persone, è stato necessario nei secoli regolamentare la sessualità al fine di impedire malattie sessualmente trasmissibili e setticemie. Ricordate, non c'erano antibiotici, non c'erano preservativi. Per questo motivo la sessualità è così collegata al concetto di sporco. Non tanto di sbagliato, sporco. Se ci fate caso, ogni singolo comandamento del Levitico nella Bibbia, anche quelli più strani, ha una precisa radice igienica, che oggi non ci serve più, ma nell'età del bronzo serviva a vietare tutte quelle cose. E le gravidanze, ricordatevelo, erano spesso letali per le donne. Il sesso crea vita, maledizione, è ovvio che non può essere caotico. Insomma, la sessualità storicamente doveva essere regolamentata solo nel matrimonio, solo per procreare, evita di eccitarti in cose strane, tieni tutto pulito, se no massima vergogna. Quello che dovete capire è che ci sono due estremi, ugualmente sbagliati, per quanto svilenti dalla sessualità. Da un lato abbiamo la visione oggettificante della donna, e dell'uomo anche, in secondo piano. Trattare gli altri solo come mezzo per ottenere piacere. Io voglio solo ottenere il mio piacere, e tu devi essere bella, devi essere perfetta, realizzare ogni mia perversione liberamente, non importa quanto degradante. E questo è l'estremo modernista, dove appunto tutto è permesso e si perde il legame emotivo. Pensando di fare del bene, invece si fa del male. Le donne negli hentai scopano liberamente, ma è tutto ad uso e beneficio di un pubblico quasi interamente maschile. È emancipazione o è piena disponibilità? La risposta è chiara, visto che negli hentai, come ho detto, ogni violenza dopo un po' piace alla vittima. E ripeto, mi dissocio, non lo credo e tutto. Usare gli altri come oggetto del proprio desiderio significa fare un torto a loro, ma anche a se stessi. Significa diventare schiavi di un impulso che una volta esaurito ti lascia vuoto, solo, nella post-nut clarity, senza metterti in gioco. L'estremo opposto è quello conservatore, in cui si commette il tragico errore di pensare che la sessualità sia solo procreazione. Nulla di più falso e ridicolo. La sessualità è tutto quel concerto di piacere, feticismi, giochi di ruolo, che non può e non deve essere ridotto a mero mezzo, di nuovo l'oggettificazione, per arrivare ad un fine che è quello della gravidanza. Nel Medioevo si pensava che il piacere di entrambi i partner fosse necessario per concepire, ergo era obbligatorio cattolicamente dare un orgasmo alla moglie. Quando si scoprì che non era vero, ossia basta che lo spermatozoo entra nell'ovulo, tutto questo venne dimenticato e ancora oggi molti, specie in ambito protestante, pensano che questa sia dunque la verità. L'unica cosa giusta e morale è eiaculare dentro una vagina. La sessualità va bene solo per arrivare a quel fine, come optional, e non è obbligatorio il piacere, anzi, visto che è un piacere, togliamolo, va, perché è una tentazione. Una sorta di stupro, de facto. E invece no. Oggi sappiamo che l'orgasmo, ma sia maschile sia femminile, è causa di maggiore fertilità. Oggi sappiamo che piacere ed eiaculazione sono distinti, sia nel maschio sia nella femmina. Oggi sappiamo che può esistere una sessualità positiva, costruttiva. Il sesso non è solo penetrazione. Il primo comandamento cristiano era l'amore. E l'amore è anche sesso, maledizione! Crescete e moltiplicate! Applicatevi appunto, colui che non dona un orgasmo a sua moglie è lui che fa peccato mortale. Non il tizio che fa 69 senza ingravidare la moglie, maledizione. Questo The Young Pope lo chiariva benissimo. Purtroppo, nel cristianesimo, lo dico chiaramente, alcuni si sono fatti contaminare da un certo spirito paganeggiante e gnostico, che mortifica la carne e i suoi desideri e glorifica solo lo spirito e quindi appunto solo la gravidanza, il sesso è secondario eppure pericoloso. Per fortuna, con Amoris Laetitia, l'idea unicamente riproduttiva del sesso è stata del tutto accantonata, in favore di una visione di sesso positivo anche in sé per sé. Riprodursi come conigli è sbagliato, e non fare sesso se non durante il ciclo è, oltre che pericoloso, mortificante e basato su un'idea aristotelica della teologia che non ha alcun riscontro nella biologia moderna. Il cristianesimo era venuto a criticare entrambi gli estremi, da un lato quello edonistico greco-romano, dicendo loro: ma vi rendete conto che non è solo uno strusciare delle carni, ma anche una unione spirituale, e che state trattando il prossimo come un oggetto? E dall'altro la visione di un certo ebraismo conservatore che vedeva la donna come un oggetto da passarsi di mano in mano, senza alcun piacere reciproco, come nella parabola dei sette fratelli. Tutta questa parentesi antropologica, che ragazzi ci ho messo psicologia, antropologia, teologia, morale, storia, arte, meme, filosofia, cultura, politica, ragazzi questo è il video completo, serviva a spiegare che il concetto di sacro e profano hanno avuto sia una radice giusta nel cercare di portare un rispetto, un amore, una compassione in un mondo altrimenti caotico, violentatore e privo di legami affettivi, sia una radice di abuso, di controllo della popolazione e nella fattispecie di donne come merce. Ci vergogniamo della sessualità perché sotto sotto, chicché se ne dica, essa
Se la vuoi, coinvolge la sfera emotiva. È il sesso puramente edonistico, privo di attaccamenti, è illusorio. E infatti gli effetti psicologici negativi di chi lo vive senza legami sono lì a testimonianza. Quando qualcosa viene fatto con amore, allora sì che è giusto. Non se risponde ai dittami di un filosofo morto 2500 fa, che è nato mezzo secolo prima, mezzo millennio prima del cristianesimo, e che pensava che la Terra fosse al centro del cosmo. La sessualità è il fulcro dell'umanità. Quando noi siamo sessuali, noi ci esponiamo. Per questo cerchiamo di tenerla nascosta. E ci possiamo aprire, ossia essere perversi, poter sessualizzare liberamente, solo con chi ci fidiamo. Sapete da cosa deriva la parola tabù? Deriva da tapu, che nella lingua tonga significa sacro, ciò che è vietato non in quanto sporco, ma in quanto troppo elevato. Avete capito il paradosso? Ad essere tabù in origine era ciò che era troppo pulito, e con il tempo abbiamo usato per definire ciò che è sporco, per delimitare le due cose, e questa è la grande ironia. Sacro e profano infine si mescolano. La sessualità diventa sporca se fatta senza amore, perché si viola ciò che è di più sacro, che è il nucleo emotivo. Ricordate, Adamo ed Eva erano nudi, e solo dopo aver morso la mela si sono vergognati della loro nudità. E la vergogna della nudità non è qualcosa di positivo, o Dio gliel'avrebbe chiesto subito di vestirsi. Nasce solo dopo il peccato, e dunque tutto sta come impostato il cuore, non un formalismo fariseistico della cieca regola. Per questo negli hentai c'è il Madonna Whore Complex, che non è una bestemmia, bensì una pretesa sessista che la femmina sia al tempo stesso purissima, materna e dolce, non sessuale, quindi sacra, ma al tempo stesso oggetto sempre pronto a soddisfare tutti i desideri e perfida seduttrice, ossia profana. Le due cose sono intrinsecamente legate, in una schizofrenica scissione sono imposte alla donna che non può vivere entrambi gli aspetti serenamente, perché è un altro a decidere cosa è cosa. E anche nelle pubblicità gli hentai non sono a volte un po' esagerate, cioè non è come una dick pic che tu naveghi in un sito e boom, non è una sorta di molestia. Per questo negli hentai più una cosa è pura, più deve essere degradata. È la massima decostruzione del confine, della censura. Per questo Shintaro Kago, maestro dell'eroguro, basa tutto sull'ironia, la violenza, lo schifo, e qui ripone l'eccitazione sessuale, il nudo. Hentai significa quello, significa pervertito in giapponese. E dunque, usando tutta questa filosofia, l'insegnamento che ne traiamo è questo: abbiamo bisogno dei limiti, non solo per essere buoni e vivere la giusta sessualità, che è vero, ma anche perché non esiste perversione senza un limite. Tutti quei fetish sono piacevoli proprio perché proibiti, vietati, strani. Se fossero sdoganati, non ne citerebbero quasi nessuno. Ad Adamo ed Eva non fregava niente di qualsiasi mela nel giardino dell'Eden, ma quella dell'albero proibito per forza dovevano mangiarla. Non ci viene detto che fosse molto bella, molto buona, era solo proibita, ed è quello che è desiderabile. E dunque la filosofia degli hentai ci spiega come sacro e profano sono in realtà la stessa cosa! Senza mortificazione della carne gnostico, pagana, protestante, puritana, conservatrice, si può vivere la sessualità, l'elevazione apollinea attraverso il dionisiaco. Insomma, per riprendere la scuola di Francoforte, bisogna vivere una emancipazione, non solo economica, ma anche sessuale. Bisogna tornare liberi di produrre desiderio in senso amoroso. La sessualità, come ci insegna Scimoneta, è bella! Vivetela! Siate felici, senza arrivare agli estremi degli hentai, però, per favore, che ci servono come exemplum, non come modello. Alla fine gli hentai sono davvero il mostro che viene dipinto nei media? Beh, considerate che in Giappone i doujinshi, quelli, sono una sorta di versione libera degli hentai, fatta spesso online, a cui vengono dedicate intere fiere. Possono anche non essere pornografici, attenzione. E in queste opere spesso si usano anche elementi protetti da copyright. Hentai su ogni singola opera famosa sono nati ed esistono e hanno fatto da pubblicità per le suddette opere. Tantissimi grandi artisti che hanno fatto anime, manga e videogiochi oggi considerati capolavori hanno iniziato scrivendo opere erotiche. Per fare alcuni esempi che mi vengono in mente, da Nagatoro al Milf Sekai, e ora fanno opere non sessuali e sono apprezzati da tutti per i loro disegni, per le loro animazioni. Ormai fare hentai per alcuni è considerato quasi una gavetta in Giappone. Buonasera, io vorrei fare un anime con voi. Io ho lavorato con la Disney. Prossimo. Buonasera, io ho fatto un hentai. Assunto! Così. Persino Clannad e Fate, alle origini, tecnicamente erano degli erogame. Eppure oggi nessuno si azzarderebbe a definirli opere porno oppure profane. Metamorfosi è ancora oggi considerato l'Evangelion degli hentai, tristissimo e drammatico. Alla fine gli hentai sono quella parte della cultura giapponese più strana del solito, di cui però tutti, anche i non fruitori, sanno ridere, perché l'ironia è l'elemento centrale, sin da Shintaro Kago, e la decostruzione dissacrante, e la finzione.
Quando chiedete quindi la salsa, ricordate questo, ossia che gli hentai sono stati per la cultura occidentale una gigantesca valvola di sfogo che ha saputo unire tutte le coscienze nella massima perversione tipo Evangelion, perché è nella rottura della barriera tra io e non io che egrenamente gli hentai sono un prodotto dell'alienazione, certo, di ennesima fantasia irrealizzabile per sublimare qualcosa che non esiste, ma non per questo non potete realizzarli nella realtà. Avrete il vostro lieto fine. I miei tags preferiti, d'altronde, sono proprio quelli. Marriage, Happy Ending e Wholesome. Io ringrazio Andrea, Giovi Mazzola, che mi hanno giftato Custom Made 3D, Galgun e Shape Shifting Detective, di ispirazione per questo video. E anche voi potete giftarmi un gioco per un'analisi su Steam nella mia wishlist in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi, anche perché questo video sarà demonetizzato, diciamoci la verità. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le mie magliette. Se questo video vi è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscriverti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.